Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. L'ospite del giorno è una pompa firmata Brembo, distribuita a Motor Quality, di grande interesse. Perché? Perché ha tantissime caratteristiche, è un prodotto nuovo e trattasi della 19 RCS corsa corta, che è figlia della 19 RCS. Poi andremo a svelarvi che abbiamo anche una piccola sorpresa quest'oggi nella puntata di Recensito, ve lo andrò a dire verso la fine. Dicevamo, intanto, attorno a cosa ruota questa nuova pompa 19 RCS corsa corta? Intorno a questi due concetti, ovvero corsa vuoto e corsa efficace. Però intanto andiamo a vedere le caratteristiche. Le prime due accomunano la 19 RCS corsa corta con la 19 RCS che è già in produzione, già in vendita dal 2007, e poi avremo invece un plus in più che è appunto la regolazione della corsa vuoto. Ma andiamo intanto a vedere le prime due caratteristiche. Allora, abbiamo regolazione della distanza. Punto 1 è questa. In questo modo posso regolarmi la distanza della leva ed avere una perfetta regolazione appunto in base alla propria fisionomia, al feeling che si vuole avere, ma soprattutto anche alla lunghezza delle proprie dita. Poi abbiamo, secondo aspetto, seconda regolazione, interasse, ovvero 18 e 20 mm, ed è questo. Agendo su questa vite posso regolare l'interasse e passare da 20 a 18, ovvero in soldoni cosa vuol dire? Con un interasse 18 avrò una pompa, una frenata più modulabile, mentre con un interasse di 20 avrò una pompa più pronta, perché sostanzialmente spostiamo il punto di leva rispetto all'asse del pistone. Ecco, poi arriviamo alla vera e propria caratteristica di questa pompa, ovvero la possibilità di regolare la corsa vuoto. Dicevamo che tutto ruota intorno a questi due concetti, corsa vuoto e corsa efficace. Perché? Allora, corsa vuoto, questo che vedete tratteggiato è il pistone all'interno della pompa, e questo è il passaggio dell'olio. Praticamente dalla posizione di riposo del pistone alla posizione di chiusura dell'impianto abbiamo la corsa vuoto, che varia da prodotto a prodotto. Parliamo di decimi come anche di 2 mm. Addirittura nelle pompe di impiego racing, quindi MotoGP, arriviamo a dei centesimi. In questo caso, produzione racing oppure strada, andiamo dai decimi a circa 2 mm. Posso, grazie a questa nuova pompa, regolarmi la corsa a vuoto. Quindi andrò a tirare in ballo la corsa efficace. Che cosa vuol dire? Corsa efficace è la corsa totale che percorre la mia leva e quindi il mio pistone, meno la corsa vuoto, avrò la corsa efficace. Quindi cosa vuol dire? Ripetiamo, abbiamo questa regolazione, questa qua vedete, che ho disegnato zoomandola in questa posizione qua. Abbiamo R, S e N, tre tipi di regolazione, ovvero race, R sta per race. Cosa vuol dire? Cosa significa? Avrò una pompa, una frenata più pronta. Poi S, sport, invece cercherò di prediligere il feeling, quindi avrò una frenata media. E poi N invece, normal, tengo una frenata molto più modulabile e anche più dolce. Questo tradotto nell'impiego su strada o nell'impiego su pista cosa significa? Che posso non sempre girare, cioè entro in pista e giro con il racing, oppure vado in strada e vado sul normal. No, posso entrare in pista, cambiano le condizioni, cambia l'asfalto, cambia anche la mia prestanza fisica e vado a intervenire. Lo stessa cosa su strada. In questo piccolo disegno vi ho cercato di rendere un po' più semplice il concetto di corsa vuota e corsa efficace, perché, ricordiamocelo, possiamo anche intervenire sull'interasse. Quindi abbiamo la doppia regolazione, ovvero grazie alla regolazione della corsa corta avrò corsa vuoto, la prima, vedete, la prima parte, poi con una regolazione di 20 avrò questa corsa efficace, con la 18 avrò una maggior corsa efficace. Quindi davvero molto interessante, tantissime regolazioni, queste tre davvero ci permettono di affinare la frenata come desideriamo. Intanto, mentre appoggio la pompa, notiamo che, ve lo ricordo, all'interno della scatola c'è anche il switch per lo stop, appunto perché è una pompa che si può utilizzare sia in piego racing ma anche stradale. E arriviamo finalmente alla sorpresa. Perché? Perché, come quasi sempre facciamo, vogliamo provare il prodotto che ci viene proposto da recensire. E proprio per questo oggi ho qua con me una sorpresa. Abbiamo Edoardo, che è andato a provare, eccolo qua, grande Edoardo, era nascosto nell'angolino, si è dovuto sorbire tutta la recensione, lui che conosce già benissimo il prodotto. Piacere. Hai provato questa pompa su delle BMW Racing, esatto. Grill. Raccontaci un po' com'è andata e quello che tu hai potuto sentire e la variazione di feeling grazie a questa
nuova regolazione. Certo. Allora, è andata benissimo, perché naturalmente quando parliamo di prodotti come questi, di Brembo Racing specializzati per l'uso in circuito, comunque per l'uso agonistico, uso alte prestazioni, diciamo così, abbiamo un impianto di assoluta eccellenza che quattro turni all'Estoril in Portogallo con un caldo infernale non ha mollato di un millimetro, quindi già... Esatto. Anche perché poi eri con una moto... comunque con tutto un impianto certamente tutto quanto, quindi non c'erano né i deboli della catena, tanto frenavi, tanto avevi come risposta. E come dicevi tu prima, abbiamo riscontrato una pompa molto molto versatile e con una capacità di regolazione, con una possibilità di regolazione in più che va oltre quello dei diversi usi che potrebbe essere quello stradale o quello pistaiolo. Perché è importante questa cosa? Perché appunto, come dicevi, è una pompa che si adatta ai diversi cambiamenti meteo, anche alla tua stanchezza o paradossalmente magari anche all'usura delle gomme. Abbiamo una gomma un po' più usurata, quindi abbiamo un pochino meno feeling, bisogna andarci un pochino con le mani della festa. Di conseguenza si ha bisogno di una migliore modulabilità. Questo anche perché Brembo, con gli studi che fa sui loro prodotti racing, in MotoGP, in Superbike, in tutti i campionati in cui è impegnata, è arrivata a una conclusione tutt'altro che scontata, che è legata alla fisiologia umana, alla memoria muscolare. Quello che mi parlavi prima, perché ovviamente prima ci siamo confrontati, ho cercato di carpire da tempo alcune informazioni, mi parlavi di questa memoria muscolare. Diciamo. Esatto. Quindi Brembo cosa è arrivata a concludere? Che in realtà quando noi crediamo di frenare con più o meno forza, in realtà quello che fa il nostro corpo è percepire semplicemente una distanza maggiore o minore delle dita rispetto alla manopola. Di conseguenza noi abbiamo un punto che il nostro cervello associa a quello che è la massima potenza di frenata. Però quello è il punto. Quella è la frenata forte, se freniamo, se tiriamo, se avviciniamo ancora di più le dita, siamo convinti di stare frenando fortissimo. Okay. Così come o troppo poco. Noi abbiamo quell'optimum che è la distanza delle dita, no? Ed è il motivo per cui i piloti addirittura si portano dietro delle leve fatte per loro specificamente sulla loro mano. Noi poveri mortali abbiamo la regolazione della distanza. Loro hanno proprio leve fatte per loro. Quindi cosa succede? Che quando andiamo a cambiare la corsa a vuoto e quindi ad avere una minore o maggiore corsa utile, a parità di distanza della leva rispetto al resto della mano, cambiamo anche la potenza che andiamo a imprimere all'impianto frenante. Quindi naturalmente con un attacco più dolce come quello della normal abbiamo un'entrata un po' più. Quindi cosa succede? Che il nostro cervello associa al suo punto di massima frenata in realtà una frenata un pochino più dolce. Certo, perché la pompa alla fine la sua potenza è quella. Certamente. Siamo noi che ci adattiamo, cambiamo. Siamo noi che inconsciamente continuiamo a frenare convinti di... Quindi per esempio immaginati un ingresso in curva con i freni in mano, con l'anteriore pinzato. Abbiamo cominciato sull'asciutto e siamo arrivati sul bagnato, oppure le gomme si sono usurate molto e abbiamo bisogno di andarci molto più delicati. Quindi senza dover riparametrare i nostri automatismi, lo fa lei. Esatto, che su strada parto con l'asciutto, mi sorprende la pioggia e quindi certo, davvero stessa cosa. Furbissima. Grazie Edoardo, grazie anche per la sua esperienza, poi vi rimando al suo articolo, al suo video che è stato pubblicato un po' di mesi fa, andatelo a rivedere perché spiega davvero tutto, è davvero molto interessante. A noi non ci rimane che fare gli ultimi saluti, ricordare ovviamente il prezzo perché è di 408 euro, un prezzo interessante per un prodotto di così alta qualità con anche un bellissimo design ma soprattutto con tanta tecnica. Certo. E poi vi rimandiamo se volete più informazioni, se non magari volete scrivere a me o a Edoardo per delle delucidazioni in più fatelo, però se volete vedere tutte le informazioni dovete andare su www.motorquality.it che è il distributore in Italia per Brembo. Da Maurizio e da Edoardo noi vi salutiamo, speriamo di andare a fare presto un giro in moto insieme in pista. Vi salutiamo, ciao, alla prossima puntata di Racing City. Ciao a tutti. Ciao.